In the development process, the Steam controller was supposed to be a jack of all trades, but in reality it fails to do anything well. Ah, davvero? Vediamo se riesce a far schifo contro i controller anche su Dark Souls. Ciao a tutti, sono Isaac e sono qui oggi con un altro gameplay con lo Steam Controller. Questa volta ho voluto farvi vedere qualcosa di diverso per Dark Souls. Infatti, invece di farvi vedere il gioco con i comandi già impostati, ho deciso di farvi vedere il processo che utilizzo per creare queste configurazioni che utilizzo appunto nei gameplay. Questa cosa credo che sia qualcosa che il 90% della gente che ha lo Steam Controller non fa. In ogni caso, partiamo col dire che la configurazione standard che viene consigliata e applicata al controller una volta aperto il gioco è l'emulazione del controller tradizionale, quindi l'analogico per i movimenti, il touchpad destro che emula il secondo analogico e quindi viene utilizzato per la telecamera, i quattro tasti A, B, X e Y per le variazioni che si effettuano nel gioco e ovviamente il D-pad per navigare nei menu. I tasti dorsali e i trigger, i grilletti, vengono utilizzati per gli attacchi e le parate. Partendo dunque da questa impostazione, ho intenzione di creare una configurazione che permetta di utilizzare la maggior parte dei comandi del gioco senza togliere le dita dall'analogico sinistro oppure dal touchpad destro. Partiamo dunque da uno dei problemi più importanti della configurazione standard dei controlli tradizionali, cioè il tasto per schivare e correre. Ecco cosa. Sì. Ma prima c'è la regia che mi dice che dobbiamo lasciar parlare un fan dello Steam Controller. Ah, questo controller fa cagare, guarda che schifo, sti tasti sono troppo piccoli e poi perché sono messi qua sotto? Non si riescono a cliccare quando fai questo, che schifo. Bene, analizziamo questa ottima osservazione. Devo dire che la posizione dei tasti effettivamente non renda possibile utilizzare questi ultimi appunto e il touchpad contemporaneamente. Ma vediamo come si comporta un controller della PlayStation 3, dove la posizione dei tasti è quella tradizionale. Ok, allora signora, abbiamo qui il controller della PlayStation, proviamo a correre e a muovere altre... No, aspetta, come si corre? Aspetta, proviamo così... No, no, così, ecco, così mi sembrava... No, ma... Ah, con l'indice è impossibile... Forse così... No, no, non... Diamine, non si può! Come abbiamo potuto vedere, in entrambi i controller non si può, o almeno a fatica, correre mentre si sposta la telecamera. Ma solo lo Steam Controller è in grado di migliorare la situazione. Tornando alla nostra impostazione. Innanzitutto dobbiamo decidere quali dei quattro tasti A, B, X e Y siano i più utilizzati. In Dark Souls la A viene utilizzata come tasto di interazione, mentre la Y per equipaggiare l'arma selezionata. Spesso queste due azioni vengono fatte quando si sta fermi, quindi possiamo classificarli come tasti poco utilizzati. Il tasto B e il tasto X vengono utilizzati per correre e utilizzare l'oggetto selezionato, quindi senza ombra di dubbio questi tasti sono i più utilizzati rispetto agli altri due. Perciò ora li spostiamo ai due tasti grip posizionati dietro il controller. Ora possiamo correre e utilizzare gli oggetti senza rinunciare alla telecamera, cosa che un controller normale non può fare. Ho spostato poi i tasti per l'attacco pesante e la parata nei grilletti, utilizzando l'impostazione Aggressive Hip Fire. In questo modo abbiamo una doppia funzione per ogni grilletto. Ci rimane un ultimo problema da sistemare. Mettiamo caso che vogliamo cambiare un oggetto o un'arma a metà combattimento. Con un controller normale dovremo fermarci e usare il D-pad per scegliere l'oggetto. Ma con lo Steam Controller possiamo evitarlo. Grazie alla modifica dei grilletti che ho fatto prima, i pulsanti dorsali ora sono inutilizzati. Ho perciò inserito lo spostamento del D-pad in questi ultimi. In questo modo possiamo cambiare l'oggetto e l'arma senza doverci fermare. Ora, sebbene io non sia un pro di Dark Souls, non ho mai fatto un PvP e come potete vedere sono abbastanza indietro nel gioco, infatti sono morto parecchie volte contro sto boss perché non sapevo come farlo fuori, tuttavia alla fine ci sono riuscito.
Ma comunque, questa configurazione di tasti mi è sembrata molto molto più veloce da utilizzare rispetto alla configurazione standard dei controller Xbox e PlayStation. Questo perché i controller della PlayStation hanno pochi tasti in confronto allo Steam Controller e quindi quei comandi più importanti vengono assegnati agli unici tasti che ci sono in quei controller e risultano scomodi quando appunto si vogliono fare molte azioni contemporaneamente. Quindi a parer mio questo controller è migliore rispetto ai controller standard perché permette di configurare a proprio piacimento i tasti e in questo modo tutti quanti possono decidere qual è la configurazione migliore per loro. Arrivederci, è stato un piacere. Arrivederci. È stato un piacere. Non si può correre mentre si utilizza il touchpad. GM5 su 9.